Venerdì 5 giugno, buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Come sempre prima di leggere i giornali, l'aggiornamento sui contagi da Covid a firma di Valentina Cerlanti. Non ce l'ha fatta l'anziana di Agnone che più di due mesi fa aveva contratto il coronavirus e che negli ultimi giorni si era aggravata. La donna, 91 anni, faceva riferimento al cluster della casa di riposo della città alto-molisana ed era ricoverata in malattie infettive. Salgono quindi a 23 le vittime del Covid-19 in Molise. Una brutta notizia a cui si affianca l'assenza per il settimo giorno consecutivo di nuovi casi. E ci sono altri guariti: 4, 2 di Belmonte. Del Sannio, uno di Isernia, uno di Guglionesi. I positivi attuali sono 122. Diminuiscono anche i positivi isolati, ora 138. I pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso, adesso sono due. Entrambi si trovano in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si è proceduto a ritmo serrato con i test. Sono stati processati ben 307 tamponi, mentre si prosegue anche con le visite domiciliari attraverso le unità speciali dell'ASREM. E poi ieri il segretario della Lega in uh, Molise, prima tappa Rionero uh, Sannitico, questa mattina invece tra poche ore incontrerà il governatore, sempre Valentina Ciarlante. Meglio rionero sannitico di un'isola greca così Matteo Salvini nella prima tappa del suo tour per l'Italia. Non un caso che per la sua ripartenza abbia scelto il Molise, terra che definisce meravigliosa, ma anche caratterizzata dalle frizioni interne al centrodestra e dalle rivendicazioni proprio della Lega. Il senatore ha incontrato operatori e ospiti di una comunità di recupero per tossicodipendenti prima di dedicarsi ai giornalisti. Son contento che la... La, la prima tappa eh, de, della mia riapertura sia qua a Rionero Sannetico, mille abitanti, qualche giornalista a Roma mi ha detto ma cosa ci vai a fare a Rionero Sannetico, guardate che spettacolo e poi penso che cambieranno i due, ecco, se, venire qua per qualche giorno invece di andare su un'isola greca penso che ne possa valer la pena. Incontrerò imprenditori, commercianti, il, il nucleo è questa splendida comunità di recupero che gratuitamente e cristianamente accoglie e offre amore in cambio di amore. E poi ovviamente parleremo anche di Molise, di strade, di turismo, di sviluppo, di futuro, di lavoro, con la Lega che ha tanta voglia di, di dare il suo contributo questione quinto assessore, Salvini non si sottrae, anzi lascia intendere che la sua visita in Molise sia tesa anche a risolvere il problema che si è creato in piena pandemia, quando Toma ha deciso di non riconfermare Mazzuto all'interno dell'esecutivo. Il segretario del Carroccio tra poche ore incontrerà il governatore del Molise e poi interviene sul possibile dialogo con le due espulse Romagnolo e Calenda ma su questo affida il lavoro ai territori. Se vogliono si metteranno d'accordo qua a livello di territorio io oggi sono qua a onorare questa comunità e incontrare un po' di imprenditori del territorio e poi domani mattina il governatore prima di andare a Napoli, a Nola e ad Avellino. Eh, le poltrone sono l'ultima delle nostre preoccupazioni, abbiamo lasciato sette ministeri, penso che nessun altro partito nella storia italiana abbia abbandonato sette ministeri per motivi di coerenza e di ideale. Poi i Molisani hanno scelto una squadra, hanno scelto un programma, di questa squadra e di questo programma fa parte la Lega, noi governiamo in Abruzzo, in Sicilia, in Calabria, in Veneto. E in Piemonte pensiamo di poter dare il nostro contributo anche per lo sviluppo del Molise. Per i Molisani scelgono i Molisani, non arriva Matteo Salvini da, da Roma a imporre nulla, quindi il dialogo è alla base di tutto, però ci vuole rispetto. E ripeto, qua c'è un programma, ci sono tante cose da fare, c'è un tema di disoccupazione che ahimè in borghi come questo rischia di, di, di essere devastante, invece bisogna ripopolarlo. Sceglieranno i Molisani come hanno scelto i siciliani dove c'è un assessore palermitano e c'è un commissario di Varese, e quindi con calma sistemiamo tutto, non ho fretta. Bene, ed ora leggiamo allora primo piano Molise, svolta nell'avvertenza Lega. Oggi Salvini incontra Toma, è il titolo di apertura. L'annuncio a sorpresa del leader del carroccio Dario Nero Sannitico, dove ha visitato una comunità di recupero. Sono convinto che troveremo una soluzione. Il vertice a Pozzilli, sul piatto il quinto assessore, calenda in piazza Aisernia con Colla. Ritorno a casa. Poi Larino e il Covid Hospital Giustini tira dritto e avvia le procedure. Dalla costa invece spiagge libera, ecco le ordinanze, bagno ok, ma occhio alle misure. A centropagina questa bellissima immagine che eh, racconta il Messeghe dove sicurezza e benessere battono forte. La fonte di Castelpetroso questa mattina riapre le porte e sono tante le novità. La cronaca con il blitz eh, Antidroga tra Puglia e Molise, sei arresti della Guardia di Finanza. Campobasso, ladri senza scrupoli rubano e devastano il centro-down. Fermati invece poco prima del furto, due malviventi sono finiti in manette, sempre nel capoluogo di regione. Eh, il Floyd, l'onda di protesta, arriva nel capoluogo e Sabato City davanti al. Comune. Il punto a firma di Cristiana Di Lauro, cosa ha insegnato all'uomo il Covid. Isernia, in municipio per salutare da Pollonio, poi il sopralluogo al Veneziale. Florenzano assicura cercheremo le risorse per potenziare l'ospedale. E il bollettino, lo abbiamo sentito anche nel servizio, nessun nuovo contagio ma sale a 23 il numero delle vittime, muore una 91enne del cluster di Agnone. 4 i guariti, i positivi scendono a 122. Lo sport con il Consiglio federale della FGC previsto lunedì e il Campobasso che attende le novità. Turni di gioco e tanto ottimismo, le bocce hanno già battuto il Covid-19. Magnolia, ecco, bonasia per prendere la A1 in contropiede. Queste le notizie del Molise su primo piano, poi passiamo alle testate nazionali. Il messaggero: la BCE raddoppia il bazooka, la Banca Centrale Europea rilancia sui bond e porta a quota 1.350 miliardi l'impegno per almeno un anno. Il tesoro preme sull'utilizzo da subito del MES a tassi negativi, prime crepe nel muro dei grillini. A centropagina questa eh, foto della manifestazione a Hong Kong, luci eh, per la sfida alla Cina, scontri in piazza per la commemorazione della strage del 1989 vietata da... Pechino. Scuola, settembre in aula, spuntano visiere e divisori, ma le risorse sono insufficienti. Spiagge arrivano altri divieti sanitari, l'alto là dei sindaci. Minneapolis folla alla commemorazione, il sindaco piange davanti alla bara di Floyd. Il Corriere della Sera. Spinta da 600 miliardi, nuovi acquisti della BCE, scudo per il debito italiano, contagi ai minimi da marzo. Conte PIL giù, lo sforzo sia corale, gualtieri, prestiti, alcune banche rapide, altre no. Decreto rilancio, emendamenti, record. In migliaia alla cerimonia per Floyd, Minneapolis, proteste e arresti. A centropagina eh, la piccola Medi purtroppo è morta e i sospetti si sono concentrati su un pedofilo tedesco. L'uomo viveva in Portogallo ed era stato arrestato a Milano. Ci spostiamo ora sulla Repubblica Sanità, la nuova paura, milioni di visite e 500.000 interventi rinviati per il Covid. Adesso si rischia l'ingorgo negli ospedali. Il primario dell'Istituto Oncologico Europeo, ritardi letali nelle diagnosi dei tumori. Il governatore Rossi, fondi MES per le cure. Stati Generali per l'Economia, Conte cerca di reclutare Draghi. Meddi, la pista della verità porta a Milano. La bimba scomparsa nel 2007, arrestato in Italia un pedofilo tedesco. Eh, sequestrate Casa Pound istiga all'odio razziale, a dirlo è il giudice di Roma nel fascicolo che conta 16 indagati tra gli esponenti, appunto, di Casa Pound. Ora il Sole 24 ore, la BCE Raddoppia lo scudo antivirus, piano boom tedesco da 130 miliardi. Il programma di acquisto titoli per l'emergenza sale da 7,50 a 1.350 miliardi. L'intervento è prolungato per tutto il 2021, i rimborsi saranno reinvestiti fino al 2022. La Germania annuncia un nuovo pacchetto per il mercato interno. L'Italia è la fase 3 con l'inchiesta. Eh, sull'economia italiana del sole, Bergamo, industria in allarme, i danni restano, ordini in calo. Professionisti bonus di 600 euro in arrivo ma soltanto per aprile. Ieri la protesta degli albi, il governo invita gli ordini al tavolo per il rilancio. Poi c'è il rapporto dei carabinieri sul traffico illecito di rifiuti. In Italia è un affare da 20 miliardi. Andiamo in chiusura con... La Gazzetta dello Sport, Milan, la tela di Ragnic, le strategie eh, rossonere. Entra nel vivo il piano di rinnovamento della squadra. Allarme infortuni invece Iguain. Stop, salterà la Coppa. La Juve in campo già il giorno 12. Eh, problemi al ginocchio si ferma Milinkovic a rischio. L'Atalanta, il gioiello della Lazio, per ora eh, dovrà rimanere a riposo 15 giorni, poi serviranno nuovi esami. Bene, d'ora ora vediamo invece quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete a partire dalle tre, 11 Molise Sport alle 13 Viva la Musica con Gigione alle 13.45 Salus TV, alle 14 la prima diretta del telegiornale con Pierluigi Boraggine, alle 16 invece sarà il momento della replica ancora di Molise Sport di Franco Presutti alle 17.30 Paese mio, alle 19.30 torna. In diretta l'informazione con Valentina Ciarlante. Alle 21 è invece il momento di conto alla eh, rovescia, sarà una puntata ricca di contributi. Eh, come sempre, alle 23 l'ultimo appuntamento con l'informazione. È davvero tutto anche per questa mattina. Grazie come sempre per averci seguito. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata.